Ma ciao a tutti e benvenuti cari miei inetti a questo tutorial di 10 minuti che vi insegnerà o rinfrescherà le regole ed il funzionamento di Risiko, questo celeberrimo gioco della editrice giochi, giunto in Italia nel lontano 1968, ma udite udite cari inetti, nacque in realtà in Francia nell'ancor più lontano 1954 col nome orribile di La Conquête du Monde, Mécoyon. Ma cos'è il Risiko e perché la gente continua a giocarci da oltre 50 anni? Cosa c'è di così figo nel Risiko? Beh, è difficile da spiegare il fascino del Risiko a chi non ci ha mai giocato, ma in sostanza si tratta di un gioco da tavolo basato abbastanza equamente su strategia e fortuna. Giocando da un minimo di 3 o massimo di 6 giocatori, ogni giocatore è avversario di tutti gli altri ed avrà un obiettivo segreto, raggiunto il quale sarà incoronato vincitore, supremo conquistatore, nonché unico dei giocatori che tornerà a casa col sorriso e si ricorderà di essersi divertito quella sera. Tutto ciò si può svolgere in un lasso di tempo che va da un'ora e mezza a 4-5 ore, ma ahimè, amici netti, ho visto di molto peggio. Ma ora, giusto per controllare che nella scatola che avete comprato oggi al mercatino delle pulci ci sia tutto, esploriamone insieme il contenuto. La scatola del Risiko contiene un tabellone che illustra il planisfero, ospita 42 stati o territori suddivisi in 6 continenti, ognuno dei quali è riconoscibile anche da un colore specifico. 14 carte obiettivo. Come dicevo, il gioco termina con il primo giocatore che raggiunge il proprio obiettivo personale e segreto a tutti gli altri giocatori. 42 carte territorio più 2 carte territorio jolly. Ma ogni carta territorio reca anche uno di questi tre simboli, il cannone, il fante o il cavallo. Ne vedremo fra poco il significato e l'utilizzo. 6 dadi, 3 blu per la difesa e 3 rossi per l'attacco, ma tranquilli che vi spiego più avanti anche questi come funzionano. Armate e bandierine in quantità ed in 6 colori diversi. 8 carte torneo da ignorare. Sì, ignoratele perché per l'appunto servono per i tornei fatti da molti giocatori, da molte partite, e non è questo il caso, sicuramente. Se fin qui è tutto chiaro, io romperei gli indugi e mi tufferei nel gioco vero e proprio. Preparazione di una partita per 4 giocatori. Ognuno dei 4 giocatori della nostra partita prepara davanti a sé 30 carri armati, ma dovreste vedere in sovraimpressione quanti ne servirebbero agli inetti che si trovassero a giocare in 3, 5 o 6 partecipanti. Si sceglie chi sarà il primo giocatore, che per praticità sarà anche il mazziere, tirando un dado, ognuno ne tira uno. Il punteggio più alto vince e se più giocatori vincono con lo stesso punteggio, chiaramente ritireranno solo tra loro due. Il mazziere e primo giocatore mescola le carte obiettivo, fa alzare il mazzo e distribuisce un obiettivo ad ogni giocatore partendo da se stesso. Tutti gli altri obiettivi non scelti non serviranno fino alla prossima partita. Sempre il mazziere toglie dal mazzo territori i due jolly e dopo aver mescolato e fatto alzare, distribuisce tutte le carte territorio ad ogni giocatore una alla volta, sempre in senso orario e sempre partendo da se stesso. Ora che i giocatori posseggono un numero iniziale di stati o territori, piazzano su ognuno di essi una loro armata, sempre partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ragazzi, eh? Tutti i giocatori infine piazzeranno le restanti armate che hanno a disposizione, collocandone sempre 3 per volta fino all'esaurimento delle armate da collocare. Infine, le carte territorio verranno quindi riunite e verranno loro aggiunti i due jolly che vi ricordate abbiamo tolto prima. Il mazziere darà una carta territorio ad ogni giocatore, le altre le disporrà in un'area comoda a tutti da raggiungere con la manina e volterà perché sia visibile solo la prima carta del mazzo. Ed ora che è tutto pronto, cari inetti, iniziamo con la nostra partita, dove vi anticipo il turno di ogni giocatore sarà composto da 3 fasi distinte, cronologicamente sequenziali e non intercambiabili tra loro. Prima fase, rinforzo. Rinforzo significa aggiungere ai nostri territori tante armate quanti sono i territori posseduti diviso 3 e per difetto.
sembra una filastrocca, ma vuol dire soltanto che potrò inserire solo 3 armate, sia che io possieda 9, 10 o 11 territori. Quando arriverò ad avere 12 territori, potrò finalmente piazzare 4 armate. Mi sembra abbastanza semplice, ma se vi sembra troppo difficile da capire questo passaggio, sappiate, provo per voi un misto di tenerezza e disgusto. A queste armate si aggiungono quelle che ci spettano se possediamo tutti i territori di un continente. Come vedrete sul tabellone c'è scritto quanti sono in base al continente. Nel nostro esempio, le armate gialle posseggono tutto il Sud America. A loro quindi spetta l'inserimento di 2 armate oltre alle 3 armate per i territori posseduti. Infine, in questa fase possiamo anche giocarci un tris di carte territorio per poter aggiungere altre armate, ma preferisco spiegarvi il meccanismo durante il passaggio successivo, ovvero la fase 2. Gli attacchi, i combattimenti, le mazzate, chiamateli come volete, ma sono ovviamente la parte più divertente del risico. A cosa serve attaccare? Beh, attaccare allo scopo di distruggere tutte le armate presenti in un territorio che appartiene ad un altro giocatore e piazzarci le nostre, facendo diventare ovviamente quel territorio nostro. Chi può attaccare? Territori adiacenti via terra o confinanti via mare, ma uniti con una sottile linea bianca tratteggiata. Da notare anche il curioso effetto Pac-Man che ci permette di attaccare, partendo dall'Alaska, la Kamchatka, che, non chiedetemi perché, ma è il territorio più famoso, più blasonato e più desiderato del risico. Come si attacca? Si attacca dichiarando ad alta voce da quale stato, verso quale stato e con quante armate si intende attaccare. E qui attenzione, perché i più merde fanno valere la regola per cui se chi attacca si scorda di dirlo ad alta voce, chi difende può pretendere che l'attaccante tiri nuovamente i dadi. Si attacca lanciando un numero minimo di 1, un numero massimo di 3 dadi, ognuno dei quali simboleggerà chiaramente un'armata che ci stiamo giocando. La difesa, parimenti, può difendere con un minimo di 1 ed un massimo di 3 dadi. Come si calcola chi vince lo scontro? Attenzione amici netti, perché è molto semplice come si calcola, ma vedo sempre troppa gente perdersi in questo calcolo. Cerco di spiegarlo con meno parole possibili. Si confrontano uno ad uno in ordine decrescente i dadi più alti dell'attacco contro quelli più alti della difesa. In condizione di parità vince il dado della difesa. Easy as that. Cosa succede quando si conquista un territorio? Le armate che hanno partecipato all'attacco occuperanno il territorio conquistato. Ma attenzione, se intendo proseguire l'attacco verso un secondo territorio nemico, potrò spostare dallo stato dal quale ho attaccato quante armate voglio, a patto di lasciarne almeno una a difesa. Infine, conquistando un territorio, il giocatore potrà pescare una carta territorio dal mazzo. Non c'è limite a quanti attacchi si possono effettuare, ma si potrà attingere ad una e ad una sola carta territorio per ogni proprio turno di gioco. E veniamo alle triplette di carte territorio. Come si usano? Dunque, quando inizierà il suo turno, ogni giocatore, avendo 3 carte territorio, che ora abbiamo capito come si guadagnano, potrà usarle per aggiungere armate a quelle previste dal suo turno di gioco, basandosi sulla tabella che potete comodamente vedere in sovraimpressione. Inoltre, al giocatore spetteranno 2 armate per ogni carta che rappresenta un territorio da lui posseduto. Terminati gli attacchi, si passa all'ultima fase del proprio turno, lo spostamento strategico. Praticamente abbiamo il permesso di spostare una sola volta per turno una o più nostre armate se sono fra 2 territori adiacenti in nostro possesso. Finito il turno, ogni giocatore rispetterà queste 3 fasi fino a che non verrà decretato il vincitore, che verrà chiaramente odiato da tutti gli altri. È tutto, miei cari netti, a presto per un nuovo tutorial e buon infogno fino alle 6 del mattino.